attenzione perché dietro ogni incrocio può nascondersi un trucco per spillarci un po' di soldi. Avevo appena finito di parcheggiare la macchina e ho sentito un rumore fortissimo e poi un signore mi ha detto: ma hai visto che cosa è successo? Venga, venga. E quindi mi ha fatto scendere e mi faceva guardare il fianco della macchina e io dico: ma non vedo niente. No, no, guardi, l'hanno lanciato un sasso. Sono ritornata verso la macchina, avevo lasciato la portiera aperta e mi sono accorta che non c'era più la borsa. Ho capito che era una truffa. E di varianti sul tema ce ne sono tante. Il truffatore lancia un oggetto contro la portiera di un'auto e fa credere al malcapitato di avergli rotto lo specchietto. Poi lo convince a non fare il CID e a ripagargli il danno in contanti. In caso di dubbio, chiamare sempre le forze dell'ordine. Automaticamente, sentendo il pericolo di essere identificato dalla polizia, scappano, vanno via senza nessun problema. Altro trucco: bucare la gomma dell'auto in sosta e poi, mentre chi guida scende per cambiarla, fare finta di aiutarlo e sgraffignargli la borsa. Dobbiamo tenere presente che queste sono delle truffe più utilizzate, ma i truffatori hanno sempre delle idee nuove. Le truffe si evolvono. Le truffe si evolvono. L'ultima evoluzione in fatto di raggiri è la monetina infilata nella maniglia. Il guidatore apre la portiera, si china per capire cos'è caduto e il gioco è fatto.